Ribenvenuti a tutti ragazzi, siamo in una fase di stallo, siamo arrivati alla giornata numero di questa seconda stagione con il Millwall, la nona Master League di fila, dopo essere stati, lo ripeterò sempre, 5 anni a Genova con grandi risultati negli ultimi tempi, 2 anni a Brescia non trattati bene il secondo anno, dopo che avevo portato in Champions League il Brescia, mi hanno dato il ben servito. E questa cosa chiaramente me la sono segnata a livello di società, non di tifoseria, e a livello di gioco chiaramente. Siamo alla giornata numero 4, arriviamo a giocarci contro il Brighton, poi avremo il Chelsea e poi avremo il Leicester che avrà il dente avvelenato per l'esclusione dalla FA Cup proprio ai danni del Millwall. Ed Elver ha trasferito? Beh, certamente, perché non vuole rinnovare, difatti non giocherà più, ve lo dico già. Attenzione al signor Welbeck qui, e quindi lo andiamo subito a togliere, perché visto che non deve rinnovare, non vedo perché deve rubare posto agli altri a giocare. Visto che non vuole rinnovare, lo mettiamo in punizione. Ma volendolo possiamo portare anche in panchina, ma non lo faccio. No, 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 neanche in panchina, io sono così. Allora, Grabba, molto bene, rientra. Abbiamo Bradshaw, però io metterei primo tempo, metterei Cordoba, visto che è pompato ci mettiamo lui. Abbiamo Lingard pompato, quindi da questa parte mettiamo lui. Beltrame andrà in panchina per fare spazio a Seville che rientra in mediana. Sigurdsson lascerà lo spazio a un George che si è comportato bene. Kelly terzino destro. Coppia di centrali difensivi, io vi dico la verità, lascerei questi due perché Tomori è squalificato, Sagnan è infortunato, poi andremo a vedere cosa c'ha, non mi ricordo, e Rose farà il laterale sinistro che spingerà un po' di più. Andiamo a dare le nostre impostazioni, contropiede, eccetera. Quindi contropiede, contropiede, ok. Questo è quanto, quindi io direi ragazzi, tuffiamoci nel Brighton di De Zerbi, ricorderete allenatore italianissimo, quindi andiamo a farci la maglia del Brighton, vediamo come saranno. C'è solo queste due, questa e questa blu. Ok, allora noi possiamo metterci questa nera, direi, forse è la migliore, secondo me. Cosa dite? Un po' scura, mettiamo l'arancione per loro, giochiamo così e giochiamo così, dai. Se no, aspettate, non è che mi piaccia tanto questa, mettiamo questa azzurrina che è molto bella e loro gli lasciamo e noi ci lasciamo la maglia di casa. Devo sempre andare a cambiare la terza maglia. Allora siamo al Fulmer Stadium, sarà pieno perché Brighton non sta andando così male. Comunque, Welbeck e McCain, Caicedo, attenzione, Carlinhos, Fernandes, Amos, bella squadra. Ragazzi, andiamo in campo in quel di Brighton contro il signor De Zerbi, che non capisco il perché Sassuolo. Quindi lunedì, mercoledì sera le serve e giovedì e venerdì mattina fino al primo pomeriggio. Ok, va bene, va bene. Quindi venerdì mi devono venire a prendere per forza. Sì, sì, venerdì sì. E si parte. Stavo parlando con tra me e me per il lavoro, Veltman, Lamptey, il pallone a McCoy, confronto con Rose, perde palla Rose, la riconquista subito il Brighton che gioca un calcio molto veloce, McCoy la scivolata, cartellino in arrivo, attenzione a Rowe, no, viene ammonito verbalmente, ha detto che di stare attenti perché così non si fa, un po' di diverbio, vedete che. Però se andiamo a vedere, chiaramente il fallo c'è stato, dribbling a rientrare, qui sì, mi ha messo il piede sopra il suo d'appoggio e quindi viene ammonito verbalmente e si riparte.
con Grood per McKay, colpo di testa grande Saville a raccogliere in mediana, poi Lingard che spinge subito sul bomber Graban che adesso si può girare, può avanzare Graban. Alza questo pallone per Cordoba, è un po' defilato Cordoba, deve attendere rinforzi. Attenzione, la palla verso Rose, la va a mettere in mezzo, quasi col braccio Veltman, ma è petto pieno e quindi non è. Guarda che roba. Allora facciamo lo scatto, linea laterale, vediamo chi viene a raccogliermi questo pallone. Rose. Bandierina, poi c'è George il Wilburgaro, la palla in mezzo a Rose, la va a alzare Rose, colpo di testa, la palla rimane lì e poi libera il Brighton, non concede modifiche o cosa. George, Rose, attenzione a Rose, la palla verso George, lo scarico verso Lingard, ha la difficoltà di girarsi, scarica dall'altra parte per Kelly, fa partire questo tiro e la parata del portiere del Brighton. Lamptey allontana ma malamente e allora si ricomincia ancora da Rose, pallone Lingard, Lingard, bella la palla verso Rose, Rose la va alzare, Cordoba non ci arriva, George fucilata da lontano, respinta, Carlinhos, si rivede il Brighton, Trossard, Muder, Welbeck. Fermato quasi, attenzione, Trossard, ancora Welbeck, la palla in mezzo ancora per lui, libera poi malamente la difesa del Millwall, attenzione Welbeck, mamma mia, Button gli dice di no e si ripercorre l'incubo, Leo Grigio, il pallone a Kelly, ribattuto Saville, bravissimo. Non c'è spazio, proviamo ad andare lo stesso, brutto passaggio di Kelly, rimessa per il Brighton con Carlinhos, Trossard, Trossard può avanzare, quasi fermato da Kelly che non molla la presa, recupera un gran pallone, Kelly, Kelly, la palla giocata male, Fernandez, Amos. Lancio ancora verso Kelly, Tomori gli si mette davanti, allora Rose, Rose, la palla verso Lingard, c'è spazio, Lingard, Lingard, carica il tiro, la parata ancora di Amos, c'è Carlinhos che va a recuperare il pallone, Veltman, ancora Lingard, attenzione, Caicedo, pallone a Grud, McKay, McKay affrontato. Attenzione non far falli, Grud. Lamptey, il lancio in mezzo, gioca bene il Brighton. No, questa palla è lunghissima. Siamo sempre sullo 0-0. Button va a lanciare in mezzo. E ancora Rowe, centrale per Saville. Lingard la gira malamente. Recupera Caicedo, Moder. Il moderatore chiamato così dai tifosi del Brighton. Trossard. Ferma tutto, ancora Muder. Palla centrale, c'è Welbeck, 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 attenzione! E c'è il gol. Questi giocatori, è come Cole, è come Andy Cole, Welbeck. È un grande attaccante, io l'ho avuto tempo indietro, ex Arsenal lui. È un po' la Lewis Hamilton. Prendono un po' in giro, ci sta. Però guardate che gol, che controllo di palla che ha. Fantastico, guardate come la tiene lì, fa fuori due difensori e poi questi sono bei attaccanti, la piazza alle spalle e allora si rientra con Leo Grigio, il pallone appoggiato per Cordoba, Lingard, ancora Graban, Graban, il tiro ma è centrale, tiro di Graban centralissimo, Amos. Ufficiale che è fuori rosa chiaramente, che errore qua, vuole andare via e allora non può assolutamente prendere il posto ad altri se non farà più parte del Millwall. Mi sembra più che corretta la decisione della società di tenerlo fuori rosa, neanche del mister. La palla adesso verso George che gli scappa, il tocco verso Saville, ancora Lingard, carica il tiro, niente da fare, non si entra, un muro Amos, un muro di cemento armato. Lamptey,
Buona squadra questo Brighton con questo Welbeck che fa veramente male. Già quando era all'Arsenal, Rose, il lancio da questa parte c'è George che prova a metterla giù, la gioca su Saville, centrale, sbaglia l'appoggio, Welbeck, Trossard, ora Trossard ferma tutto, attenzione, pallone verso George, la palla appoggiata verso Cordoba, niente da fare. E allora Grude, Trossard, pallone ancora Welbeck, stavolta grande anticipo di Tomori. Poi sbagliamo in fase di... Madonna mia, attenzione. E Welbutton adesso subito a rinviare il pallone. Graban, gran colpo di testa per Cordoba. Cordoba, fa salire. Molto bene Rose, poi sbaglia tutto. Rotazione Ale mette la CPU, attenzione Fernandez, McKay, che bel giocatore che è questo McKay, quasi quasi provo a portarglielo via, magari gli do qualcun altro, lo scambiamo, attenzione McKay ancora, bravo, è bravo, Caicedo, attenzione Caicedo, non riusciamo a portargli via la palla, proviamo a salire un po' con questa squadra. C'è gomitata, queste cose non si devono fare. Lingard ammonito, un po' nervoso oggi Lingard, fischiatissimo lui che qualche Master League fa, mi ricordo, era in lizza per passare proprio al Brighton e decise di non andare e quindi chiaramente viene un po' fischiato, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole della sua vita. Attenzione, il tiro al volo, evita il calcio d'angolo, no. E questo Brighton fa veramente male, 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 male. Attenzione alla palla in mezzo. E ancora riusciamo ad andare, ma è rimessa, rimessa. Molto bene. Allora, andiamo a vedere un attimino lo schema perché chiaramente così non va assolutamente bene. Lingard lo togliamo perché è ammonito. Io proverei a fare una cosa. Sto Grant, porca miseria, non riesco a metterlo. Allora, abbassiamo lui un pochettino, mettiamo seconda punta. C'è Graban, secondo me. Trame. Rose, lo abbassiamo e facciamo fare il centrocampista centrale, andiamo a mettere Sirus, va bene così, direi che non c'è altre alternative per cercare di pareggiare questa partita maledetta che chiaramente dobbiamo provare a giocarla così e dare contropiede chiaramente a Beltrame. Bon, andiamo in campo in questa maniera qua e vediamo se riusciamo a far entrare una volta Grant. Speriamo che si riprenda. Arriva dal lieve infortunio dove era prima e allora deve riprendersi per essere in forma per provarlo. Zuma adesso, attenzione al cavallo pazzo. La palla in mezzo verso Sirgoson, chiama, palla e riceve Graban. Niente anticipato. Recupera bene. Beltrame, e dai! Ma perché si è fermato? Ma porca troia! Ma perché si è fermato? Doveva andare a tirare lì. Qua hanno un bel possesso di palla. Attenzione a Grode che può avanzare. Gran dribbling. Anche Welbeck si è spostato laterale, stavolta viene fermato però, e allora si ricomincia. Tutto alla grande con Sir Sigurdsson, Graban, la tiene lì Graban, mette in movimento Beltrame, il tocco centrale, lo scarico Graban non ci arriva. La vedo dura questa partita. Attenzione a Welbeck che fa un movimento pazzesco. Ora Welbeck, riesce a darla, attenzione Welbeck, la scivolata, portata via la palla. E si ritorna malamente in avanti. Niente, oggi non funziona nulla. Ci sta, ci sta. Attenzione,
Saville? No, 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 Trossard. Trossard. C'è duelli, duelli aspri. Ancora Trossard, Muder, Power Rete. Incredibile. Che rispetto che ha avuto Muder a non esultare. Grazie. Perché è rimasto fermo. Niente da fare, ragazzi. Quando non gira, non gira. Guardate che gol. Non ha esultato, giusto per rispetto, perché ha visto che non era stato fortuito quel gol. Vedete? È rimasto fermo. Bravo, grazie. Niente, 2-0, ragazzi. Finisce così. Mi sa che questa partita sarà dura a portarla a casa con un punto anche solo. Rowe, Rowe, palla centrale, Saville, Beltrame, il tiro di prima viene murato e allora si ricomincia da Saville. Però questo è fallo, arbitro. Non facciamo stronzate, non cominciamo. Trossard. Mamma mia, come salgono bene. Kelly non ne ha più. Cerca di andare su Caicedo e lo ferma alla grande. Leo Grigio. Zuma gira il pallone, fresco di rinnovo. E allora Rowe, niente. La palla in mezzo, attenzione. Leo Grigio ferma tutto da questa parte. Bravissimo. Pallone in avanti. Beltrame che la gira. E poi c'è Cordova, niente da fare, oggi tenuto strettissimo, marcato davvero bene. Beltrame ancora a Cordova, chiede il pallone ma gli scappa. Non riusciamo a tenere una palla nei piedi, porca troia. Allora il pallone. Niente da fare, boh, via. E Kay mette in mezzo, Button. Palla rigirata in avanti, ancora Georgiev. Proviamo almeno a fare un gol, ma oggi davvero non funziona niente. Attenzione, attenzione, deve uscire Button. Mamma mia, ci hanno fatto il culo quadrato, altro che entra Ings, un'altra bella punta. Colpo di testa adesso all'indietro c'è Saville, il tocco. Eccolo qua, grabba. Niente, niente, niente. Non riusciamo a entrare in area. E allora il pallone rimesso all'indietro per Fernandez. Lampadei. Una grande squadra questo Brighton. Già l'andata ci ha messo in difficoltà. Davvero De Zerbi sta facendo un gran lavoro in Inghilterra. Anche nella realtà. Georgiev. Il pallone verso Saville, Beltrame, Beltrame, Cordoba, Cordoba, il tocco e niente, non ci fanno tirare. Non è ancora Sigurdsson, Rose, dai, dai, Rowe, dai, Rowe, la palla in mezzo c'è Graban, Graban che si può girare e mette dentro il 2-1, e mette dentro il 2-1, un gran gol alla Welbeck. Bravissimo Graban, quando c'è si sente ormai ufficialmente che quando gioca il capitano è lui. 2 anni con noi, preso dalla primavera, ricorderete, e quindi deve rimanere con noi. Lo prese già chi c'era prima dalla primavera, io poi lo portai avanti ed è cresciuto in maniera spropositata. Dai ragazzi che forse possiamo anche provare ad andarla a pareggiare, proviamo ad alzarci un po'. Cordoba. Veltman, Carlinhos, palla Connolly, Groom, Connolly, sfugge. E allora ci sarà questa rimessa di Leo Grigio. Sono le ultime azioni, dobbiamo costruirla con calma e bene. Palla centrale, Beltrame, c'è Graba che si fa vedere e va via, l'aggancia bene, niente da fare. Fuori gioco. Si riparte con Lamptey. Lancio lungo. Pallone a Sir Sigurdsson, pallone a Georgiev.
La palla verso Beltrame, guarda Cordoba, Cordoba se l'è allungata, non l'ha tenuta. Minchia, non è agganciata una oggi. Si riparte con Savir che mette lì il pallone di testa. Attenzione a Connolly, questo è forte anche lui. Non riusciamo a prendergli la palla. Attenzione Connolly, Connolly. Mette in mezzo questo pallone. Niente, finirà così. Sconfitta meritata. Abbiamo giocato non bene e quindi. Ecco qua, arriva la sconfitta contro il Brighton, un autorete e Welbeck ci condanna alla sconfitta. E ci allontaneremo, presumo, anche dalla zona Europa momentaneamente. Andiamo a vedere i risultati delle altre partite. Brighton Millwall 2-1, Fulham Southampton vince Southampton, Chelsea Wolverhampton pareggio, Leicester pareggia con West Ham, Bristol che cade col Manchester United, Tottenham Arsenal 1-1, Blackpool perde in casa 4-0 col Norwich, caduta libera per il Blackpool. Burnley Sunderland 1-1, vince il Leeds col Watford, vince il City col Liverpool, la classifica. Manchester City 44 punti, Chelsea e Millwall 42, Chelsea 40 al Millwall, condivide gli stessi punti col Southampton, Tottenham 38 con l'Arsenal, Liverpool 37, lo United 35, Brighton e Burnley 33 punti, Leeds 32, Norwich 28 e Blackpool e Wolverhampton 27, Leicester 26 e via via, tutte le altre, fanalino di coda, sempre il Sunderland. Allora signori, io direi che per il momento è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima giornata che non so con chi sarà, vediamo se arriveranno qua delle offerte, però lo farò per conto mio, poi vi terrò aggiornati. Ciao a tutti, alla prossima.